Ciao a tutti amici di Marvel Sfida dei Campioni, ben ritrovati, guardate un po' qui, ho già cominciato, perché questo video non era in programma, ho detto ma sicuramente mi schianto, poi invece ho pensato ma registriamo, vediamo che magari esce fuori un bel video, ed eccoci qua, labirinto, strada verso il labirinto, primo nemico Black Panther Civil War. Allora andiamo a vedere, c'ha più 300% di salute, più 100% attacco e salute, poi c'è armatura chiodata, offre maggior protezione quando il campione riceve un colpo critico e ne aumenta la resistenza fisica di 20% per 5 secondi. Inoltre 6% del danno subito è inflitto all'avversario come danno fisico. Bene, in poche parole, se famo male adesso. Immunità a stordimento, il bastardo classico e vabbè. Io proverei subito con Wolverine perché ha il bonus e vediamo che cosa succede. E vediamo che Wolverine ha già da subito un po' di difficoltà perché il Black Panther Civil War non si stordisce. E attenzione, attacco di Wolverine. Buona la rigenerazione. Attenzione, di nuovo attacco di Wolverine. Dunque io per non attaccare pipponi bestiali. E attenzione Wolverine, attacca ancora. Manderò più veloce il video in modo che non duri troppo tempo. Quindi questi combattimenti li manderò un po' più veloce. Eccala. E qui m'ha stroncato. Mazzo. Gli sono bastati un colpo e mi ha fatto davvero tanto male. Wolverine andato, ma noi non demordiamo perché, che cavolo, la provo una volta all'anno, la strada verso il labirinto, andiamo avanti. È tantissimo che non la facevo. Diciamo che era davvero troppo. Ecco qui, Black Panther Civil War vi conviene schivare e attaccare solamente quando è il momento, perché sennò è inutile, soprattutto qui che è immune a stordimento, non vi serve a prendere colpi inutili. Ecco, mamma mia, momenti sbagliati di nuovo, ma acceleriamo un pochino. Ecco qua, siamo alla fine anche di Gamora, ormai gli basta poco a Black Panther. Eccola. Comunque gli ho fatto bei danni anche con Gamora. Spero che non devo usare tre eroi per ogni nemico perché altrimenti non ce la farò mai. Vediamo se con Daredevil riesco a finirlo. Ammazza se è duro combattere senza che il vostro eroe stordisce. Proprio difficile. E poi è lungo, snervante. Parlerò proprio poco per questo motivo, perché c'è bisogno di concentrazione. E andiamo!
Eccolo! Addio! Sotto il prossimo! Bene, bene, il prossimo nemico sarà Magneto Bianco. Vediamo la bonus classe che ha, noi lo cambiamo. Attacco speciale 1 potenziato, 2 potenziato, arma chiodata. Sicuro andiamo contro... non portiamo Daredevil che aveva il bonus, ci portiamo Thor, vediamo se riusciamo a stordirla abbastanza con Thor J. Foster, che si sta comportando degnamente del suo nome. Occhio, ecco perché abbiamo letto che la mossa speciale 1 e la 2 sono potenziati. Ogni volta che leggete l'abilità speciale 1, 2, 3, quello che sia, tabella 3 già possibile bloccarla, però quando c'è scritto non bloccabile, quando c'è scritto potenziata, vuole significare proprio che non è bloccabile, quindi dovete stare attenti e schivare, altrimenti ve la beccate tutta. Scioccato, eccola, come dicevo prima, ma beccato e non ne subirò le conseguenze. Intanto lo stordimento parte a palla, ma io non ce la faccio e muoio. Insomma, andiamo avanti velocissimamente e usiamo Scarlet. Vediamo Scarlet cosa combina contro Magneto. Rimane poco da vivere. Maledetto, si è parato. Pecca testa crocca. E vai. Si continua. Comunque non so se avete notato, ma Scarlet ha rigenerato in una maniera assurda. Ora andiamo a sfidare Visione. Visione contro Daredevil. Potere iniziale a 2, attacco speciale 2 potenziato, occhio Vado con Scarlet. Sì, però la guariamo prima un attimo. Rianima campione. Ho 5 pozioni salute team livello 5. Rianima team, questo è molto, molto buono. Molto buono, ma per ora ci rimettiamo a dare un po' di vituzza a Scarlet per cercare di sopravvivere contro Visione. Vai Scarlet, massacralo. Eccolo, già l'ha bruciata. Bravo. Schivata. Rigenerazione. Vai Scarlet, sei tutto noi. Furia attivo. Critico attivo. Boom, 13.000. Grande. Grande. Rifallo. No, non c'ho la barra. Schivata. Schivata.
Due critici, due furie attive. Attenzione, attenzione. Due critico, due attivo. Boom, 22.000. Parte la rigenerazione. Cazzo, ehi. Ma il prossimo che trovo che mi dice che Scarlet non è come prima, gli dico sì. Ma fa ancora tanto male. Bella Scarlet, mi sei piaciuta. Vai, vai, prossimo. Chi abbiamo nella lista oggi, tesoro? Freccia nera. Uffa. Vediamo di farlo fuori, eh. Ok. Avanti veloci ora. Peccato, ha combattuto molto bene il nostro Daredevil, però non è stato abbastanza. E allora non ci rimane altro che cercare di finirlo con la nostra Scarlet. Vai Scarlet, come prima, mi raccomando, eh. Picchia duro! Scarlet e stop. Stop alle telefonate. È andata. Anche Freccia Nera ha raggiunto i suoi amici. Ora abbiamo da far fuori Torjay Foster. Dopo Torjay Foster dovrebbe esserci massimo altri due eroi prima del nemico. Massimo altri due eroi. Concentrazione, tenacia e Badamagaro Shimafava. Via col trap! Maledetta, comunque ho giocato malissimo questo giro, mi sono deconcentrato, ma non disperiamo, ora faccio un rianima team coi contromarroni. Mamma mia, già hanno ripreso tutti la vita e gli do una chicca in più. Scarlet contro Thor. No, mandiamo Wolverine per primo. Mandiamo Wolverine e vediamo che cosa riusciamo a fare.
solamente dire quattro parole: non fatemi incazzare Wolverine. Finale rischioso ma eccezionale. Chi ci è rimasto ancora adesso da distruggere? Vediamo un po' nella lista dei cattivi. Facciamo un passo gratis. Ah, Deadpool, Venom, Paul. Dunque, questo è un grandissimo zozzone infame, quindi io direi di... Vediamo un attimo la durata del buff. Aumenta del 40%. Ecco, anche questo brutto ceffo ha l'immunità a stordimento, quindi la vedo dura. Armatura chiodata ce l'hanno tutti. Allora, niente, andiamo subito con Scarlet e vediamo cosa succede. Attenzione, colpo di fulmine. Vai Scarlet, distruggi! Con un bel sottofondo progressivo. Vi piace la musica progressive house? Scrivetemelo nei commenti. Mamma mia, che partitone, ragazzi. Scarlet si sta dimostrando davvero potente. Grazie poi naturalmente alle mie dita che si stanno prendendo a fuoco. Bella partita. Eccala. Beh, prima o poi dovevo sbagliare. Capita tutto. Troppa concentrazione. Prima o poi si sbaglia. Non fa niente perché sono comunque molto soddisfatto di tutta la vita che gli ho levato. Stava a 86.000, è rimasto a 8. Lo finisco con Daredevil classico, va. Purtroppo quando un nemico ha immune a stordimento è davvero, diventa molto molto lungo il combattimento. Concentrazione, abilità, destrezza e KO assicurato, ma più che altro pazienza, perché sennò combattimenti così lunghi non li porterete mai a termine. Andiamo avanti, ora mi faccio uno o due passi gratis e facciamo fuori Spider-Man. Dopodiché ci sarà il puffo, che è quello che mi preoccupa più di tutti. Daredevil contro Spider-Man, vediamo chi ha il sensore di schivare i colpi più alto, se Spider-Man o Daredevil. Ottimo, ha schivato e ha preso 0 colpi. Forse da questo punto di vista siamo in vantaggio noi, perché invece Spider-Man subisce tutti i danni, non come Daredevil. Hai visto? 150, 300, quando para, ecco, li prende lo stesso i danni. Invece Daredevil quando para in guardia alta ha una alta percentuale di prendere 0 colpi. Intanto avete visto com'è più semplice scaricare la mossa speciale 2 di Spider-Man invece della 1. Infatti, se io quando riesco cerco sempre di farti caricare la mossa speciale 2, perché è più facile da evadere. Guardate adesso che azione stupenda.
Bella, vero? Sono poche e rare le azioni belle come questa che riesco a immortalare in un video. Sono davvero contento di averla beccata e di avervela fatta vedere. Ma proseguiamo a batostare Spagna. Senza distrazione. Concentrazione! E ciao ciao, te saluto Spider-Man, è arrivata la tua fine. Anche questo, un bel combattimento, mi è piaciuto moltissimo quell'azione che ho messo in rallenti, favolosa, guardate, non ho mai visto una scena del genere. Bella davvero. Ora siamo arrivati a Nightcrawler. Abilità potenziata, è stato attivato un terzo attacco speciale e danno critico. Vabbè, hanno solo potenziato l'abilità di Nightcrawler del 20%, quindi vuol dire che starà sempre a schivare in quei nuvoloni neri. Vediamo se riesco con Thor Jay Foster a levargli quanto basta di energia per aiutare gli altri, perché con un solo eroe non credo proprio di riuscirci. Vi ricordo che contro Nightcrawler dovrete giocare un pochino come quando giocate contro Pantera Nera Civil War, perché ecco, evade così tanto che non dovete troppo attaccare, ma cercare di stordirlo il più che potete, evadere, schivare e poi colpire quantomeno se lo aspetta, cioè quando adesso per esempio Torge Foster, poi posso scioccarlo, è preso e ora se tutto va bene parte anche stordimento, è andato, eccolo qui. E un altro stordimento, vai, ancora, proseguiamo, ancora stordimento, grande Thor, che non si ferma più, ah, quasi ne stava facendo un altro. Però ora è meglio che mi fermo perché ha cariche due barre di potere. Avete visto che succede se vi fate fare la mossa 3 da uno con 15.000 diritti, no? Ve disintegra. Gamora. Vediamo che combina. Partita schifissimo. È finita altrettanto schifissimo. Ora la mia ultima speranza è Wolverine, perché dopodiché c'è Daredevil, ma c'ha un bonus, no, un bonus c'è la Nightcrawler, quindi sarà difficilissimo, ma chissà, magari con Wolverine, se mi concentro un attimo, potrei riuscirci a combattere, dato che fa la rigenerazione, che ahimè ancora non è partita. Forza Wolverine, forza! Rigenera Ramini. Ecco, scriviamo tutto. Ecco la rigenerazione a più 47, più 51 con una barra di potere. Scriviamo tutto. Ottimo, vai, è partita rigenerazione a 71, 80, 86 con due barre di potere. Mamma mia come sto giocando. Bene. Tre barre di potere più 250, 260. Mazza, ho messo impennato Wolverine. Tre barre di potere, fermiamoci. Ora facciamo scaricare al puffo la sua mossa speciale 2, eccola. Mamma mia come sto giocando bene, non ho mai combattuto così bene contro Nightcrawler. Di solito duro 7 secondi e mezzo. Ottimo Wolverine. Questo è quello che dico e ripeto sempre, non c'è un vero e proprio eroe più forte di tutti,
ci sono quelli che vanno bene per quando combattete contro altri. E non è detto che un Wolverine non è così forte, ma guardate come sta combattendo contro Nightcrawler. Sono partito con meno di metà vita, adesso ce l'ho molto più alta, diciamo al 70%. Sto schivando tantissimo e attaccando Nightcrawler solamente quando è stordito. Pariamo e schiviamo il più possibile e poi riattacchiamo di continuo. Penso che se mi prende una volta sono morto, perché è molto forte. Intanto ho la rigenerazione adesso da 114, strano, prima era 250. Fa un po' come vedete. Intanto sta per morire. E 3, 2, 1, yeah! Ehi, non ci credo, non me l'aspettavo. E ora sono proprio curioso di vedere le ricompense che la Kabam ha messo a questo livello. Dopo essermi fatto un mazzo tanto, saranno sicuramente saranno sicuramente ricompense buone, invece, ahimè, a malincuore mi accorgo che fanno schifo. 20 schegge di cristallo eroi 4 stelle. Boh, se sono proprio sprecati. Anche perché non so quando farò il prossimo, dato che è davvero molto difficile. Spero che vi sia piaciuto, vi auguro un buon game e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Kabam, vergognati!